Tutti bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di un Victorinox Hunter Pro. Qui ne abbiamo ben due versioni. Abbiamo due versioni perché è un tema che mi è stato richiesto, allora voglio approfondirlo. Qualcuno di voi mi ha chiesto se ancora oggi ne vale la pena, visto che è un modello uscito qualche anno fa, anzi adesso questo modello qua non è più acquistabile, fuori produzione, c'è il modello successivo che ha, secondo la Victorinox, un acciaio leggermente migliorato, ma ha soprattutto qua in fondo il codolo termina con un gancetto al quale si può attaccare del paracord o un cordino. Cosa che a me non piace assolutamente e quindi mi tengo ben stretti questi con questo tipo di codolo liscio. Intanto poi vengono forniti con questo fodero molto molto pratico, non posso dire molto bello perché in effetti è una cordura cerata, però non è neanche brutto, molto pratico e che possiamo attaccare in cintura o sugli spallacci dello zaino. Andiamo a vederne le caratteristiche tecniche. Questa è la versione con il manico ovviamente in plastica, perché è un composito, un polimero, a dire la verità, che è leggermente gommato in superficie. E invece qua ho la versione più nobile con le guancette in noce. Le guancette sono sostituibili e comunque sono modificabili. Vedete che qua abbiamo su tutti e due la croce svizzera della Victorinox. Allora, l'acciaio con cui è composto la lama, ci sono mille cose che troverete online, 1156, 2000, è tutto sommato un 440C modificato dalla Victorinox. Questo ve lo potete tenere per certo. Vedete che la lama è satinata, portate pazienza, questa lama è un po' rovinata perché l'ho utilizzato moltissimo, vi farò vedere la lama della versione più pregiata, vedete che è perfetta. È uno spear point ed è un sabre, è quasi un simil scandi addirittura, vedete la punta con questa costa, vedete che la rinforza a metà, è veramente un portento. Io ci ho aperto le lattine d'acciaio del cane, per dirne poche. E lo spessore è di 3 mm, mentre la lunghezza della lama è di 10,2 cm, insomma. Lo spessore totale è di 21 centimetri grosso modo, quindi anche qua si tratta di millimetri di differenza. Il peso è di 161 grammi, leggermente più pesante è la versione con le guancette in legno. Entrambi hanno le stessi spessori e le stesse caratteristiche, ovviamente dentro è tutto cartellato in acciaio in entrambi i modelli. Ha una sicurezza cosiddetta a pompa o back lock veramente solida. Si può aprire col foro stile Spyderco con una mano, come potete notare, velocemente e tranquillamente. Può essere usato da ambidestri, non ha nemmeno nessuna clip, per cui lo potete utilizzare come volete, non ci sono clip da spostare, e con la chiusura a pompa ovviamente può essere chiuso e aperto sia con la mano destra che con la mano sinistra. Eccolo qua con la sinistra, come vedete, e adesso lo vediamo con la destra. Eccolo qua, come vedete, perfettamente. Devo dire che l'acciaio è un pochino morbido, non è di quelli che hanno la tenuta di filo molto molto importante, però si riaffila facilmente, tiene discretamente il filo e si può utilizzare anche per lavori piuttosto gravosi e pesanti. Andiamo a vederlo in azione. Vediamo come affilati di fabbrica lavorano questi coltelli. E vedete che non c'è nessun problema ad affettare la carta.
così a rasoio, vedete? Non è assolutamente un problema. E ciò nonostante gli spessori, ovviamente bisogna tenere presente sempre gli spessori, quindi arrivano ben affilati, anche se non affilatissimissimi, non è proprio un rasoio, però è ben affilato, e questa affilatura non proprio rasoio viene fatta proprio per mantenere una durata del filo che non si schiacci nell'utilizzo, per esempio con il legno. Vediamo come si comporta con nella lavorazione del legno, e vedete che lui prende e veramente porta via dei bei strati di legno. Vedete? Ve lo faccio vedere lentamente. Incide e lavora benissimo il legno. Anche il lavoro di punta è eccezionale, proprio perché te lo consente, te lo permette, sentite di avere in mano non un attrezzo pesante, ma un attrezzo solido, che è diverso. Vediamo anche nel appuntire il nostro legno stagionato e vedete che ne tira via dei bei strati. Vedete che si adopera anche per fare piccoli intagli ed incisioni dove lavora, direi, piuttosto bene. Non teme nemmeno il test della punta. Come vi ho detto, non è un problema. Ve lo faccio vedere adesso vicino a un Lion Steel Core, pertanto per avere un'idea delle dimensioni. Ed ecco qua Lion Steel Core e Victorinox Hunter Pro. Ve li rifaccio vedere insieme, ovviamente la versione con la manicatura in polimero la trovate in commercio tra i 50 e i 60 euro, quello con la versione in noce sfiora i 100 euro. Vale la pena oggi acquistarli? Sicuramente sì, perché con una cinquantina di euro, per chi invece è collezionista, ok, la versione col manico in noce è veramente di pregio, è veramente bella, anche per un utilizzo, per chi lo utilizza e vuole comunque quando estrae un coltello fare un po' la sua figura, ecco che è sicuramente da preferire. Ma altrimenti con 50 euro portate a casa un robustissimo folder, robusto, non avrà la tenuta del filo eccezionale, ma fa il suo sporco e maledetto lavoro. Scrivetemi qua nei commenti cosa ne pensate. Io sicuramente consiglio questo Victorinox Hunter Pro sia ai cacciatori, sia chi va fuori in uscita a fare la passeggiata, fa trekking e fa anche un po' di bushcraft, perché sicuramente si comporterà bene per i lavori che mediamente si fanno sul campo, a parte ovviamente deforestare, batoning e queste cose qua, ma per tutti i lavori di taglio e intaglio va perfettamente bene. Scrivetemi qua appunto nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, mettete like, condividete il video, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti da Armanno, ciao!